Per i suoi colleghi lei è preoccupato? Ma guardi, veramente no, perché la maggior parte dei miei colleghi ha avuto qualche effetto collaterale, nel senso febbre, spossatezza, no? Magari sì, mal di testa, però devo dire non ci sono stati grossi effetti collaterali. Sicuramente quello che hanno sperimentato, perlomeno da quello che mi è stato detto, anche avrei parlato estesamente con alcuni, che effettivamente hanno avuto un tipo di reazioni collaterali tipiche di tutti quanti i vaccini, forse magari un po' più pronunciate, ecco, ma nulla che non potesse essere risolto con un'aspirina o con un antinfiammatorio. Una notizia del genere chiaramente può mettere in moto tutta una serie di meccanismi e anche un rifiuto preventivo al vaccino per paura. Si sente di tranquillizzare tutti? Mi sento di tranquillizzarli senza ombra di dubbio, mi sento di tranquillizzarli, mi aiuto sulla base dei dati che le ho appena detto, mi sento di tranquillizzarli perché esiste un meccanismo per poter rintracciare retrospettivamente qualsiasi anomalia che si possa essere verificata per quanto riguarda la produzione, la conservazione e la distribuzione di questo lotto. Adesso, se questi casi sono collegati in qualche modo, magari al fatto che è stata infialata una dose maggiore, oppure che non è stata conservata bene, oppure che non è stata somministrata bene, ecco, questo sicuramente verrà fatto. Quando si somministrano milioni di dosi, esiste una probabilità statistica reale che dopo la somministrazione del vaccino possa avvenire una, 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 si possa verificare una situazione grave che non ha nulla a che fare con il vaccino.